sua vita è un insegnamento che continuano ancora oggi, a 3 anni dalla scomparsa, quelli di Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII ed instancabile difensore degli ultimi. A ricordare la sua opera e il suo carisma, Vicenza ospita una settimana di iniziative che coinvolgono da vicino le realtà beriche che aderiscono alla grande famiglia di Don Benzi. 15 case famiglia, altrettante famiglie aperte, 2 cooperative sociali con 3 sedi per un totale di quasi un centinaio di membri che vivono il carisma della comunità. Orfani della sua presenza, ma eredi dei suoi insegnamenti, i componenti della comunità Papa Giovanni XXIII di Vicenza portano avanti un cammino di fratellanza iniziato 33 anni fa. Ci sono persone con problemi psichiatrici, problemi fisici, un po' di tutto. Barboni, ragazze di strada, cioè tutto il disagio che c'è. La nostra scelta è la condivisione, non la scelta vocazionale della comunità, è scegliere di condividere la vita degli ultimi. Per cui il carisma nostro è vivere concretamente la vita degli ultimi, facendo spazio alla preghiera, vivendo da poveri, vivendo la fraternità e vivendo l'obbedienza. Ecco, questi sono i 5 punti che come comunità ci siamo dati per vivere bene la nostra vocazione, vocazione che è stata riconosciuta dalla Chiesa e che noi cerchiamo, con tutti i limiti, se vuole, di portarla avanti. Una chiesa in movimento, sempre in missione, solcando vie che travolgono e stravolgono nella loro intensità, come ci racconta chi quotidianamente vive nelle case famiglie che accolgono moltissimi bisognosi. Accogliamo adulti in prevalenza. Sono persone con disturbi mentali. Cosa facciamo? Facciamo la vita di una famiglia. I ragazzi di giorno sono occupati all'esterno della casa. Secondo le loro capacità, le loro possibilità. Nella preghiera, nell'aiuto quotidiano, come fratelli tra i fratelli, nelle case famiglie di Don Benzi, gli ultimi ritrovano la loro voce, la loro dignità. Li riconosci come persone? Sono persone che tirano fuori le loro capacità, i loro valori, e in questo modo vorrei quasi dire che rinascono, succedono dei piccoli miracoli.